Oggi parliamo di Banzi, sì. E allora diamo il benvenuto all'ospite Giuseppe Canneto della SD Sparta Banzi. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Carmine, ciao Ilaria, buonasera a tutti, anche agli ascoltatori. Benvenuto, grazie per essere qua. È un onore per me, per noi da qui dalla Svizzera, essere in diretta sì. con voi, davvero un grande onore. E infatti è particolare anche la tua sì. storia, caro Giuseppe, ma partiamo da una domanda proprio prettamente personale, cioè cosa vuol dire per te il combattimento? Come nasce questa tua passione? Nasce perché il combattimento mi ha permesso di rifarmi in tante cose nella vita. Noi abbiamo una storia con la mia famiglia di emigranza, sì. Devo ringraziare tanto, mi ha dato tanto il combattimento, mi ha imparato a rispettare in primis me stesso, gli altri, e a non pormi mai dei limiti, continuare sempre a cercare il miglioramento. Quindi diciamo è stato un insegnamento per il corpo e per la mente. Come, scusa Ilaria, non ho sentito. È stato un insegnamento per il corpo, per la mente. Per la mente, sì sì, ma ripeto, anche un riscatto, a me ha avuto anche al fine di un riscatto sociale, ecco, mi ha aiutato tantissimo nel mondo del lavoro, nello sport, a interpellarmi anche con le altre persone. Devo tanto al combattimento. Quindi al succo del combattimento io devo tanto. Sì, il combattimento non inteso come sport, prettamente sport, ma proprio a 360 gradi nella vita generale. Bravissimo. E poi lo sport te lo trasforma in disciplina sportiva, però l'indole ci deve essere, il combattimento è importante. Certo, ma è particolare la tua storia, perché tu adesso vivi in Svizzera, però com'è nata l'idea di aprire poi questa società a Banzi, a SD Sparta Banzi? Ma devo dire che è sempre stato, per l'emigrante la cosa principale nella vita è sempre la voglia di ritornare al paese d'origine. Sì, la nostalgia anche. La nostalgia, sono determinate cose che non sputiamo sul piatto, soprattutto io non sputo sul piatto tutto quello che mi ha dato la Svizzera. Però certo. Si arriva a un punto che si ha famiglia, si decide di dove far crescere questa famiglia. Uh-huh. E allora è nata un po' questa idea qui, e io ho pensato di portare una nuova filosofia, una forma di insegnamento sportivo diverso da quello che magari si conosce ora in Basilicata, ma questo a beneficio dei nostri giovani soprattutto. Certo, è anche un modo per favorire proprio l'inclusione sociale, anche per scoprire dei talenti, perché no? Bravissima. Però devo specificare questa cosa, che da solo, comunque da qui, anche avendo il forte attacco alla terra d'origine, non era possibile aprire oppuramente mandare avanti, perché comunque le palestre vanno seguite. Certo. In tutto e per tutto. E quindi ho un carissimo paesano, che ormai è come un fratello per me, oltre che socio, si chiama Luigi Rossini di Banzi, Sì, sì. Lo salutiamo. Lo salutiamo, ha avuto anche il piacere di conoscerlo, dal vivo, ecco, in una serata molto dal vivo. Bene. Grandissima persona, perché abbiamo avuto un interesse comune, lo sport di combattimento. Io anche mia moglie, che è diventata poi socio perché si è appassionata allo sport di combattimento. Ah. E quindi con un credo unico abbiamo messo insieme le forze, abbiamo fatto crescere questo intanto piccolo movimento che però sta portando i suoi frutti. A proposito, parlando proprio della SD Sparta Banzi, in cosa consiste? Cioè, sport da combattimento nel dettaglio quali sono? Ma nel dettaglio io devo dire la mia sincerità, che parto dal pugilato ho conosciuto in filo e per segno, ho partecipato ai mondiali nel pugilato, sì. Sono oggi anche presente con un grande maestro, anche lui di origine lucana, di Barile, maestro Giovanni Laus. Che salutiamo, Sì. Ciao maestro. Infatti la Basilicata ha una bella tradizione, una lunga tradizione. Di che cosa, scusa Ilaria, che ogni tanto va via la linea. Si stava parlando del pugilato, di maestri, dicevo che la Basilicata ha anche una bella tradizione da questo punto di vista. Certo, che però va coltivata ancora. Certo, sì, sì. E proprio per questo poi siamo arrivati a scoprire le MMA, che rapportandosi che sono arti marziali mistiche, dove comunque la parte di pugilato è importante. Insieme a Luigi abbiamo scoperto delle nuove tecniche da mettere insieme e abbiamo creato questo ponte anche grazie al maestro Giovanni Laus,
che ci ha permesso di creare questo ponte tra Basilicata, insomma le nostre radici, alla Svizzera. E ogni tanto ci interscambiamo, insomma, io porto quello che è il pugilato alla palestra di Banzi e Banzi porta la MMA a quello che è la palestra in Svizzera, e stiamo creando un bel movimento. È l'unione che fa la forza, nel vero senso della parola, alla fine. Va bene, allora caro Giuseppe, tu rimani in linea, non vi attaccare, è il momento di ascoltare una canzone e ci aggiorniamo dopo. Va bene, grazie mille. Rimani lì. Ci siamo. Eccoci qui. Giustamente perché c'è anche il maestro lì con te. Allora, il 27 agosto a Banzi c'è stata la 6 ore dei Templari, che è un evento che caratterizza il comune di Banzi, ma ci sono stati anche gli atleti della SD Sparta Banzi. Cosa avete fatto lì in quella manifestazione? Ci sono state delle dimostrazioni, giusto? Sono state dimostrazioni che io purtroppo ho potuto seguire in diretta, però dall'esterno, perché eravamo impegnati con Maestro Giovanni in un altro evento e l'ho seguito tutto da cima a fondo, e per me è accaduta una cosa straordinaria, insomma, da un sogno, quello che vi dicevo prima. Intanto si è diventata una piccola realtà, non è più un sogno. Sì. E quindi è stato abbinato lo sport nobile di combattimento, è stata abbinata una corsa dei Templari che per Banzi, se non sbaglio, la 17ª edizione, insomma, sì, è una cosa storica a Banzi ormai, e si sono affiancati queste due discipline. E quello che ho visto, ragazzi, se posso dirlo, è stato davvero un gran successo. Sì. La gente ha seguito le domande, le iscrizioni, insomma, i ragazzi sono tutti interessati, quindi ragazzi e ragazze. Che bello. Ma allora guarda, Giuseppe, mi viene in mente una cosa a proposito di iscrizioni, di interessi, insomma, in generale, no, nei confronti di queste discipline. Sì. Tu a chi sentiresti, insomma, di chi inviteresti, ecco, a provare queste discipline? Secondo te a chi dovrebbero essere più dedicate? Beh, lo sport di combattimento, la palestra, la può vivere chiunque, quindi dal più piccolo si parte. Sì. Noi abbiamo ragazzi, bambini che partono dai 6 anni, ecco, fino ad arrivare all'amatoriale, che insomma non l'agonista, l'amatoriale che viene anche in palestra per suo piacimento. Sì. Gente di 55, 60 anni ne abbiamo diversi, poi ovvio che ci sono gli agonisti, chi combatte per un obiettivo, chi si allena per arrivare a fare dei tornei, insomma una carriera sportiva. Però la palestra, lo sport di combattimento è adatto a tutti, uomini, donne, giovani, anziani, meno anziani, insomma tutti quanti. Caro Giuseppe, è arrivato un messaggio per te al 349-511-9088. Buonasera, Ilaria e Carmine, sto ascoltando il maestro Giuseppe Canneto, voglio complimentarmi con lui per la sua grande passione, che è poi anche la mia, sia nello sport che nell'amore per la propria terra, la Basilicata. Gli auguro tutto il meglio, sperando di poterlo un giorno incontrare. Avanti così, Enzo Di Pasquale. Salutiamo il nostro Enzo Di Pasquale, grazie per questo messaggio. Quindi sicuramente condivido e insomma è un gran piacere per me, un gran piacere. È bello quando c'è qualcuno che la pensa comunque con me. Esatto, quando c'è anche questo bel clima di condivisione, molto bello, ma lo sport è questo d'altronde. Per fortuna Sì, esatto, sì. È vero. Sì, sì. Lo sport unisce. Caro Giuseppe, il microfono, diciamo, virtuale, visto che sei a telefono, è tutto per te. Vuoi fare dei saluti o ringraziare delle persone particolari? Allora, innanzitutto saluto Banzi, saluto tutta la Basilicata, sì, a quale sono molto molto affezionato, e in primis il mio socio Luigi Rossini, che ha permesso comunque di, è vero. Di fare questo insieme a qui presente il maestro Gianni Laus, che senza di loro non c'ero neanche io, insomma abbiamo unito davvero abbiamo creato due mondi paralleli, e c'è tutto l'entourage, c'è mia moglie, ci sono i fighter, i ragazzi della palestra di qua, i pugili, i ragazzi della palestra di Bani, insomma non vorrei dimenticare nessuno. Il maestro Ruggero Fortunato della Sparta Andria, anche che sta dando un gran supporto con i suoi atleti e con i suoi insegnamenti, di lui un grandissimo judoka.
senza dimenticare nessuno, non vorrei proprio fare sgarbo a nessuno, anche perché l'emozione è certo. Okay. Non mi collego tutti i giorni in diretta, quindi è un piacere averti qui, diciamo saluti generali così accontentiamo tutti. Esatto, esatto. Ecco, spero di aver fatto la cosa giusta, grazie anche al vostro supporto. Assolutamente, siamo noi che ringraziamo te, quindi grazie ancora Giuseppe Cannetto e speriamo di sentirci e vederci presto. Speriamo, ma io sono sicuro che avverrà. Sì, molto volentieri Giuseppe. Con piacere, ti aspettiamo, è stato un grande piacere. Un grande piacere anche per me e per noi. E noi, siamo dalla Svizzera, dal cantone italiano Riazzino. Bello, bello, magari qualche volta vengo da te e mi fai assaggiare un po' di cioccolato, che sono goloso. Volentieri. Lasciatene un po' anche a me, non lo scippate tutto, lasciate qualcosa anche a me, grazie. Va bene, ciao Giuseppe, grazie di tutto. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, grazie a voi.